Buongiorno a tutti, domenica 1 ottobre 2023 siamo a Pontevico per la partita di calcio tra Robecco e il Delta Po, quarta giornata del campionato provinciale dilettanti di seconda categoria, provincia di Cremona, girone I. Le squadre si stanno per allineare in campo, maglia rossa e pantaloncini bianchi per la squadra del Robecco e maglia verde per la squadra ospite del Delta Po. La situazione della classifica delle due squadre vede il Delta Po a 6 punti e il Robecco a 3 punti. Partita quindi importante per vedere se si muove la classifica sia dal basso che verso l'alto. Situazione del clima ottima, campo in perfette condizioni, temperatura ideale per una bella partita di calcio. A tutti buon gioco e buona partita. Ma prima del fischio d'inizio è doveroso dare un'occhiata anche alle panchine delle due squadre. Questa è la panchina del Delta Po e poi quella del Robecco d'Oglio, che gioca in casa a Pontevico in provincia di Brescia. E alle 15.33 del 1 ottobre 2023 ha avuto inizio la partita tra Robecco e Delta Po. Ed è il Delta Po che parte sulla sinistra con Sgarbazzini che tenta un'incursione dentro l'area e poi però conclude in modo eufemisticamente poco proficuo. E al quinto minuto si vede il Robecco che supera la linea centrale del campo con il suo capitano che lancia in attacco, ma la posizione sembra di fuorigioco di Barberio che comunque rincorre il pallone e poi forse perché lo sente lascia partire un tiro verso la porta poco interessante. All'ottavo minuto ancora Robecco, Drame Muhammad conquista il pallone, lo offre a Barberio che si invola sulla fascia destra ai limiti dell'area, lascia partire un traversone e arriva all'appuntamento Diagne Falù che mette la palla in rete per l'1-0 del Robecco. Bellissima questa azione e ottima la discesa in mezzo all'area piccola di Diagne Falù che mette alle spalle dell'incolpevole Zeliani il primo gol del Robecco. Lo rivediamo al rallentatore, vediamo l'intesa tra Ahmed e Barberio che viene lanciato verso l'area avversaria, avanza ai limiti dell'area, lascia partire un cross bellissimo e Diagne Falù lo stoppa e lo mette in porta imparabilmente. E all'ottavo minuto si ricomincia, in vantaggio il Robecco per 1-0 sul Delta Po e la squadra di casa imposta un'azione d'attacco con il suo capitano, poi Agovino per Arisi che avanza, affronta gli avversari, poi scambia ancora con Agovino che cincischia un po' e si fa rubare il pallone da Fornasari che lancia improvvisamente ancora una volta Barberio che rincorre il pallone, stessa posizione di qualche minuto fa, ma il tiro non è da mettere in archivio. 12° minuto, tutto è pronto per una punizione, Agovino si prepara a battere questa punizione dalla tre quarti, palla che arriva in area, colpo di testa di Ferrari e poi Parravicini che butta la palla alle stelle. E ci piace notare questo episodio di fair play tra il capitano Priori e Diagne Falù. Ed è il Delta Po con Agovino che conquista spazio nella metà campo avversaria, poi passa a Corsale. Corsale però si infrange sulla barriera arcigna del Robecco e palla ai piedi di El Almaoui che lancia. Ma Diagne Falù è in fuorigioco, avrebbe dovuto disinteressarsi del pallone. Graziani palla al piede per il Delta Po, fa filtrare un pallone per Parravicini che avanza ma il campo finisce contro la rete di recinzione. È sempre il Delta Po con Corsale che avanza e cerca di fare un'azione avvolgente passando per Agovino. Agovino per Graziani, Graziani si scontra, la palla torna ad Agovino, lascia partire un tiro che viene domato dal portiere Franze. E il Delta Po ci riprova cercando di conquistare il pareggio, palla tra i piedi di Graziani che dialoga con Agovino, le maglie della difesa si fanno più strette, allora Graziani tenta un cross ma è Ferrari Alessandro che mette in corner, sterile l'attacco del Delta Po ed è corner per il Delta Po e deve uscire di pugno Franze che anticipa il pivot Sgarbazzini del Delta Po. E si susseguono le azioni d'attacco del Delta Po, questa volta è un corner che impegna la difesa del Robecco che sembra impenetrabile, non riescono a ferire i ragazzi in verde, adesso è Arisi al centro dell'area circondato da un nugolo di giocatori in maglia rossa e poi è Graziani che tenta ancora un tiro debolissimo in braccio al Franze e sembra di giocare a una porta sola, siamo ad una punizione che verrà battuta da Parravicini, palla in mezzo all'area, si stringono i ranghi della difesa, la palla è ancora buttata lontano. 37° minuto,
palla sui piedi di Ferrari Alessandro per Sordini, Sordini lo dà a El Almaoui, triangolo tra i tre giocatori del Robecco, palla che viene persa poi riconquistata da El Almaoui che la tiene in campo, affronta gli avversari, poi scambia con Barberio, Barberio entra in aria, rimpallo favorisce El Almaoui, lascia partire un tiro che Zeliani respinge di pugno, riconquista il pallone ancora El Almaoui che poi cerca di impostare l'attacco dalla parte opposta, avanza Fornasari, fascia destra, Ferrari, Fabiano, palla che si impenna, Riori di testa cerca di allontanare il pericolo ma Sordini riconquista il pallone per il Robecco, Robecco per Ferrari Alessandro, lascia partire un tiro troppo centrale per impensierire il portiere Zeliani e ci par di notare che sia questo il primo tiro del Robecco dopo il gol verso la porta del Delta Po. Ancora il Delta Po che supera la linea centrale del campo col nuovo entrato, palla per Corsale, Fabiano Ferrari butta via il pallone per Drame Hamed, palla lanciata in posizione regolare per Diagne Falù che si invola verso la palla inseguito dal capitano Priori. Falù si ferma, vede Sordini, Sordini numero 11 che tenta un tirino innocuo. E siamo giunti al 47esimo, la partita è stata molto scarsa di emozioni, c'è stato un gol all'ottavo minuto e poi praticamente più nulla. Ed ora in questo momento l'arbitro fischia la fine del primo tempo, speriamo che il secondo tempo ci riservi qualcosa di più eccitante.